Nulla cambia in vetta alla classifica nella lotta per lo scudetto tra Napoli e Juventus. Nel turno infrasettimanale della quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A, gli azzurri di Maurizio Sarri vincono all'Olimpico contro la Lazio per 2-0, patendo un po' nel finale, grazie alle firme nel primo tempo di Higuaín e Callejón. I bianconeri di Massimiliano Allegri invece vincono di misura contro un Genoa mai domo, grazie a Cuadrado. Nell'ottica delle squadre in salute risorge l'Inter vincente 1-0 contro il Chievo, il Milan che espugna il terreno del Palermo per 2-0 con le firme di Bacca e Niang. In chiave salvezza e importanti successi per Frosinone e Verona, i ciociari contro il Bologna grazie al rigore di Dionisi e il Verona nel finale con Bazzini dopo l'iniziale vantaggio di Conti e il pareggio bergamasco di Siligardi. Per quanto riguarda la sfida di Empoli, finisce in parità con un punto a testa tra Empoli e Udinese. Bene la Fiorentina che conferma il terzo posto battendo il Carpi grazie alle firme di Borja Valero e di Zarate con un bel gol dal limite dell'area di rigore. Prima il provvisorio pareggio ad opera del Carpi con Lasagna. Da segnalare negli anticipi del martedì il successo della Roma in terra romagnola contro il Sassuolo.